Un mercato secondo solo al gioco d'azzardo. A Perugia sono tantissimi i call center che offrono servizi a pagamento per via telefonica, 18 solo a Ponte San Giovanni. Il 19 ottobre l'attività di quattro società è stata sospesa dopo le denunce dei lavoratori, sfruttati e sottopagati. Abbiamo contattato Samadi, che ha iniziato a lavorare come cartomante in un call center e ora legge i tarocchi in una libreria esoterica. L'ambito della cartomanzia legata ai call center è tutto un discorso alla fine di business, fondamentalmente. È molto molto diverso anche la tipologia di persone che si rivolgono dalle persone che ho avuto modo proprio di incontrare qua in libreria. Chi si affida alle carte spesso cerca risposte a problemi d'amore. Online si trovano pacchetti personalizzati a seconda delle esigenze. Il costo si aggira intorno a un euro al minuto. Il target è donne e comunque livello anche di istruzione medio-alto. Una clientela d'élite, dunque, disposta a spendere anche in tempi di crisi. Il difficile è stabilire chi opera in buona fede o chi abusa della credulità del cliente. Erano gli anni 90 quando Vanna Marchi convinceva centinaia di telespettatori a pagare profumatamente per farsi leggere il futuro. Uno scandalo che sembra non aver insegnato nulla.